stato l'Assembla au Decathlon diretto da Paolo De Col ad aprire ufficialmente la 70ª edizione del concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo, ad ospitare il coro, uno dei complessi più prestigiosi del panorama internazionale, la Badia delle Sante Flore Lucilla. Anche quest'anno il polifonico vanta una rappresentanza che fa il giro del mondo con ben 12 cori in concorso che sino al prossimo 27 agosto si sfideranno per vincere il premio Città di Arezzo ed ottenere la qualificazione al Gran Premio Europeo di Canto Corale. Non si registrava un numero così importante di cori dal 2007. Dopo 2 anni di Covid, questo è un segnale, io credo, davvero interessante, importante. Importante anche per la città di Arezzo. Importante per la città di Arezzo perché il polifonico è davvero un ambasciatore nel mondo della retinità di Arezzo, ma soprattutto della musica. A distanza di 3 anni dall'ultima edizione è così tornata la manifestazione simbolo della città, ancora una volta encomiata dallo Stato italiano con l'invio della medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica. Rappresenta 70 anni di storia, 70 anni di cultura, centinaia di direttori di coro, di musicisti, di musicologi, migliaia di coristi, una vera e propria immersione di cultura, di socializzazione, di fratellanza.